Mondo dalla Chiesa, un libro umoristico su Berlusconi. È umoristico e serio al tempo stesso, ha implicato una certa attività di ricerca e poi ho cercato di dare una chiave paradossale a tutto, un personaggio che rappresenta i paradossi dell'Italia, che è paradossale anche lui, che è al confine tra la fantasia, la realtà e il verosimile. Hai anche aperto una casa editrice con questo libro, la Melampo. Sì, la casa editrice Melampo, che esce in questi giorni con questo libro e con quello su le memorie di Adriano, quello vero, che ovviamente è Adriano l'attaccante dell'Inter, perché mi piaceva con questi amici laureati alla Bocconi con me, i miei laureati, proporre un'editoria più dinamica, più giovanile, più aggressiva, capace di andare velocemente sui temi del momento, di non perderne per strada e anche per fare l'imprenditore, perché no? Ma con questo libro abbiamo lavorato su uno spunto, cioè l'idea era di fare qualcosa di umoristico ma più legato a un'illustrazione propria del libro per ragazzi, infanzia, proprio per giocare su un personaggio che è una macchietta, che si spinge sulla caricatura, su quello che è. Facci vedere qualcosa. Ma guarda, secondo me poi alla fine si vede quello che l'idea è nell'immagine di copertina, cioè questo personaggio è una specie di signor Bonaventura, un po' cattivello, stilizzato su questo. Questa è quella alla fine, questo personaggio che alla fine del libro, c'è questo spunto, anche il libro è molto giocato su una specie di favoletta, e quindi le illustrazioni riprendono questa impostazione da favola. Questo appunto alla fine, questo Berlusconcino che scende e se ne va. Poi altre erano giocate, le tavole erano giocate proprio sulle vecchie tavole del signor Bonaventura, quindi con queste, con le quartine in versi, in rima baciata. Niente, abbiamo giocato su questo. Senti, com'è lavorare con un uomo serio come Nando dalla Chiesa? Ma guarda, in realtà no, Nando in questo tipo di libri è una persona molto simpatica, divertente. Il libro, se lo leggi, è un libro umoristico, molto leggero, così. E anzi, ha questo grosso pregio rispetto a una produzione che ormai è sterminata, i libri seri su Berlusconi. Questo è un libro molto leggero da leggere, nel senso che, pur essendo molto documentato, pieno di spunti, di cose, di dati, diciamo, di cose. Le vicende hanno fatto sorridere o ridere Nando dalla Chiesa. Questa non è tutto. Ma io penso che abbia ripreso molto materiale, l'abbia rigirato e abbia fatto una specie di favoletta divertente, dove si gioca ironicamente, infatti poi ci sono molti spunti di fantasia, però poi in mezzo si riesce a discernere quello che è il gioco di fantasia da quello che poi è il fatto vero. Ma secondo me è un libro abbastanza divertente. Grazie. La fantastica storia di Silvio Berlusconi, scritto da Nando dalla Chiesa, e le memorie di Adriano, un libro sul calcio, una nuova casa editrice, editore Melampo. Sì, una nuova casa editrice. Potrebbe sembrare eterogeneo, un libro d'attualità politica, un libro di calcio, ma noi abbiamo fatto questa casa editrice perché avevamo voglia di farla. La chiave che accomuna il tutto, ma la chiave sostanzialmente è quella di cibo per la mente. Vogliamo fare delle cose interessanti, piacevoli da leggere, senza velleità monopolistiche, non aspiriamo a diventare grandi. Vogliamo fare delle cose interessanti. Prossimi titoli? Abbiamo in ballo diversi nuovi titoli, in questo momento stiamo continuando a ragionare su due filoni, il filone attualità, politica, cultura e il filone protagonisti. Vogliamo ancora fare qualcosa sul mondo dello sport visto da un punto di vista letterario, da un punto di vista di storie interessanti da raccontare, vogliamo fare qualcosa sul filone musicale, anche lì con un taglio di racconto. Un giorno venne anche sorpreso alla finestra di un suo ufficio mentre faceva ai manifestanti il gesto delle corna in affettuoso segno di scongiuro. Non era forse grazie al capitalismo che egli aveva potuto erigere un intero quartiere a Proverio dove sarebbero andate a vivere intere famiglie di immigrati senza casa? Non era forse grazie al capitalismo che aveva potuto attingere i soldi svizzeri proprio per aiutare gli italiani bisognosi? Quanto era grigio e mediocre un movimento che si faceva guidare da operai senza laurea o da uno studente che con quel suo nome, Cavanna, evocava da solo un'immagine di pauperismo e cattocomunismo. Né egli capiva perché dei giovani che reclamavano un mondo migliore non se lo cercassero direttamente quel mondo andando in crociera come aveva fatto lui.
che grettezza d'animo, che mancanza di fantasia c'era in quelle turbe vocianti. Sono solo degli invidiosi, spiegava i suoi collaboratori, e lo ripeteva anche all'inconsapevole Marina, che dal seggiolone sembrava invece ascoltare giocosamente le urla che salivano dalla strada. Saltò un po', e tuttavia i giovani che protestavano suscitavano in Silvio anche delle forme perverse di attrazione. I loro capelli lunghi e folti, i ricci che spuntavano dappertutto, alti a volte come una fronte intera, le criniere vere e proprie che sormontavano gli eschi, gli procuravano, come per un oscuro presagio, una sensazione indecifrabile di invidia. Era come se tra lui e la contestazione fosse in corso una partita personale. Perciò si scopriva più indifeso e più debole ogni qualvolta si accorgeva che i contestatori avevano qualcosa di più o di diverso da lui. Non erano i tanti lì, tanto i libri su cui li poteva soprassedere, era altro. Per non parlare del giorno in cui venne a sapere da un infiltrato della Edel Nord che gli universitari, così si espresse il suo informatore, scopavano gratis. Come gratis? Iniziò a indebolirsi. Non ci credeva. Eppure, proprio così si diceva, con sempre maggiore ricchezza di riferimenti, i giovani si accoppiavano con le loro coetanee senza dover fare loro regali costosi, né bracciali, né collane, né vestiti di lusso e nemmeno jeans o paglioni. Ne conquistavano le grazie senza dover offrire viaggi in isole lontane o cene in locali lussuosi o esibire autisti o promettere posti di attrici o ballerine. Silvio era sconvolto. Ma come fanno? Si chiedeva andando su e giù come una tigre infuriata. Come fanno questi straccioni che non hanno mai maneggiato soldi svizzeri o costruito un quartiere a Brughero? La risposta degli informatori era sempre la stessa. Dottore, fanno proprio così. Anzi, pare che studentesse ricche e belle siano attratte da alcuni coetanei più poveri. Si fantastica perfino di alcune innamorate di un operaio. Siamo al di là di ciò che si può scientificamente dimostrare. Eppure, la leggenda narra che sia stata quella la vera, più profonda, ineliminabile radice dell'atavico odio di Silvio verso i comunisti. In fondo, in quello storico 68, l'invidioso sarebbe stato proprio lui, l'essere dotato di tante vocazioni soprannaturali, il mitico dottore di Brughero. Vuoi commentare? Sì, ovviamente questo è inventato. Nessuno ha potuto assistere di persona a questi colloqui con gli informatori. Però io credo che ci sia del vero, perché la ricostruzione degli ambienti, la ricostruzione delle amicizie, delle relazioni che vengono progressivamente costruite, stabilite nel tempo, sono quelle tipiche di chi si abitua a pensare che con molti soldi si conquistino tutte le cose. E questo emerge nella psicologia di Berlusconi, non adesso, è un dato che si coglie proprio nel suo passaggio dall'adolescenza alla gioventù e poi dalla gioventù alla maturità. Devo dire che i misteri sono obiettivamente tanti, quindi se alcune cose non si trovano, perché un po' tutta la vita è misteriosa e deve essere ricostruita anche per ipotesi. Io non ho capito, per esempio, perché sia andato dai Salesiani, sappiamo soltanto che è andato dai Salesiani, in nessun'altra scuola sappiamo, non sappiamo che scuola elementare abbia fatto, non lo racconto, perché ci sia andato in prima media a 12 anni, perché i genitori lo abbiano mandato in collegio a poche centinaia di metri da casa, i Salesiani di via Copernico sono dietro via Volturno, dall'altra parte di via Volturno, perché una famiglia che a un certo punto verrà dichiarata poco ambiente nei suoi ricordi, tanto che lo devono togliere l'ultimo anno dalla retta che veniva pagata per intero, deve sobbarcarsi il costo di una retta per tutto l'anno,
non si capisce. Certo, a meno che il ragazzo non fosse molto studioso, e quindi tutta la ricostruzione che è stata fatta dai suoi compagni diventati i suoi dipendenti non abbia una certa dose di fantasia, perché poi lui è cresciuto anche nel periodo della guerra, dove il diploma si dava anche con più facilità, il diploma della quinta elementare. Perché va in prima media 12 anni? Non ho capito, ho cercato di indagare, ho studiato i testi sacri, i testi ufficiali, i testi maliziosi, non se ne viene a capo. Per esempio, nella famosa, vi ricordate la famosa storia italiana che tutti noi abbiamo avuto e che spero conserviate anche voi con grande cura, la cosa più buffa è che per esempio non c'è nemmeno una foto della laurea. Cioè, voglio dire, uno si laurea, si fa le fotografie il giorno della laurea. Piccola cosa, perché è un mio piccolo
lo vanto, perché in tempi non sospetti ho fatto una cosa che mi riempie ancora oggi di orgoglio. Sono arrivata, intanto sono entrata in teatro e c'era il direttore del teatro, che era un cugino o uno zio, non so bene la parentela di Berlusconi, che si chiamava Giancarlo Foscari, che faceva il direttore del teatro, e che quando io sono entrata, non che io fossi una diva con cose, però insomma facevo già teatro da circa 20 anni, sono entrata e lui non mi ha neanche guardata. Allora una persona che era lì vicino ha detto: ma non saluti Ottavia Piccolo? E lui ha detto: ma non è mica Rivera, non la conosco. Già questo mi aveva messo un attimo così in... comunque abbiamo provato lo spettacolo. La sera della prima ho ricevuto una bellissima corbella di rose rosse, veramente strepitosa, un po' eccessiva, ma ovviamente mi ha fatto molto piacere. Vado a leggere il biglietto c'era scritto semplicemente, era un biglietto da visita, Silvio Berlusconi, neanche uno straccio di firma finta di quelle che fanno le segretarie, ma comunque non fa niente. Ho detto: vabbè, è un po' maleducata come cosa, ma comunque mi fa piacere, è molto bello. Poi una domenica pomeriggio è venuto a vedere lo spettacolo insieme a sua moglie, la prima, quella che è sparita dalla circolazione, quella che non è mai stata sposata, che non si sa nemmeno se c'è più, cioè se c'è più il matrimonio, non lei fisicamente che c'è, poveretta, insieme ai due pargoletti, Marina e Pier Silvio, ed è venuto a vedere lo spettacolo. Quindi ovviamente noi eravamo stati avvertiti che il proprietario del teatro, allora per me soltanto il proprietario del teatro, non sapevo cosa facesse e che nemmeno che fosse un imprenditore di un certo livello, perché io vivevo a Roma, quindi Milano 2 ancora non la conoscevo, ed è venuto a vedere lo spettacolo. E poi ovviamente tutta la compagnia era in attesa che il proprietario venisse a fare le cose. È passato davanti al mio camerino e non si è nemmeno fermato, è andato direttamente da Gabriele Lavi a fargli i complimenti. La cosa mi è sembrata veramente scortese, e allora gli ho scritto una lettera dove appunto gli dicevo che se lui pensava di essere proprietario di un teatro, voleva dire mandare delle rose, però poi neanche presentarsi di persona a dire buongiorno, buonasera, mi sembrava veramente maleducato. E gliel'ho data a Foscale, il quale mi diceva: ma cosa gli deve scrivere lei per lo scopo? Ma lei che gliene porta, gliela dia, non credo che gli sia mai arrivata. Però devo dire che con gli anni questo piccolo episodio mi ha riempito di orgoglio, perché sono stata una delle prime a capire che era un vero maleducato. Già questo ti riempie di orgoglio, ti fa bene. E quindi, Tendenza Veronica, dove si narra di recite galeotte, di miracoli d'amore e di capodanni un po' sfocati. Mentre scorazzava trionfante nella grande prateria delle antenne, Silvio incontrò però nuovamente il destino, quello vero con la D maiuscola. Da anni egli si ritrovava talvolta a immaginare che quei beni sterminati che andava accumulando fossero l'impegno che il destino gli avrebbe richiesto di offrire al grande amore della sua vita, ancora da incontrare. Certo, quando veniva rapito da questa fantasia traditrice, egli guardava furtivamente in viso o in fotografia la moglie, Carla Elvira, amata madre di Marina e Pier Silvio, e subito si ricomponeva istintivamente in un sorriso buono, ma davvero buono, quasi fosse una gigantografia, come per scusarsi con il cielo. Ma il destino opera e scava nella vita di ciascuno di noi senza che ce ne accorgiamo. Operò e scavò una prima volta portando il cavaliere in intima confidenza con gli uomini del Partito Socialista che guidavano Milano. Operò e scavò una seconda volta facendogli stringere un rapporto di amabile simpatia con il sindaco Carlo Tognoni. Operò e scavò una terza volta facendogli comprare il teatro Manzoni in via Manzoni, proprio per fare un favore disinteressato al sindaco. Operò e scavò una quarta volta, correva l'anno 1980, portandolo in persona a Manzoni ad assistere a una commedia di Franklin Connolly,
Rommeling. Il titolo della commedia era «Vedi quanto sa essere perfido il destino, il magnifico cornuto». L'attore protagonista era Enrico Maria Salerno. Sulle prime, vedendolo avanzare sul suo palco, Silvio ebbe una reazione stizzita. «Ma come? Non è un comunista?» chiese ai suoi vicini. Quello alla sua destra gli rispose con premura deferente: «Sì, ma è uno in buona fede». Quello alla sua sinistra lo rassicurò pure dicendo: «L'ultima volta ha votato per i socialisti». Mentre una signora seduta dietro, che rispettosamente protestò con tutti e tre che a teatro non si parla, venne prontamente fatta identificare dalle maschere munite di apposita torcia elettrica. Fu in questo piccolo trambusto che fece la sua apparizione sulla scena una giovane attrice. Silvio si disse meccanicamente: «To, una new entry». Lei esibì un leggero accento bolognese. Silvio non fece in tempo a pensare, ancora una comunista, che si ritrovò con gli occhi inchiodati sulle di lei fattezze. Lo colpirono gli occhi, grandi ed espressivi, ma si ritrovò affascinato soprattutto, così giurò, dalle guance e dal tornito diafano degli zigomi, in grado di suggestionare ogni grande pittore o cantore della donna angelicata. E mentre lui si lasciava attrarre dalla proprietà più eterea del viso, un signore della fila dietro la sua, e tanto di lui più volgare, si lasciò scappare un commento offensivo per quel luogo d'arte: «Che bella gnocca!» sibilò il plebeo rifatto. Silvio ebbe uno scoppio di ira. «Cribbio!» gli disse voltandosi. «Ma come si permette di parlare così di una signora? Anzi, di parlare così di un'attrice nel mio teatro?» La signora di prima si spazientì e persistette nel rimprovero e sussurrò indignata: «Anche se il teatro è suo, la smetta lo stesso di urlare», venendo di nuovo fatto identificare dalle maschere. Ormai Silvio non guardava più Enrico Maria Salerno, non ne ascoltava più la voce profonda e pastosa. Aveva mente e occhi solo per la giovane attrice che, anche lei, venne fatta subito identificare. Si chiamava Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario. Si chiama ancora Miriam Bartolini. Io non capisco perché si chiami Veronica Lario, visto che non fa attrice. Questo è un mistero, per me è un mistero, va bene. E aveva 24 anni. Era nata nel 1956, l'anno della denuncia dei crimini di Stalin, e questo voleva dire senz'altro qualcosa. In quel mentre la giovane attrice, ancora ignara dell'ammiratore in prima fila, giunta al momento clou della sua interpretazione, denudò i suoi seni. Erano seni, diciamo così, maestosi, giunonici e felliniani insieme. La signorilissima platea del Manzoni, così si narra, ne rimase turbata, al confine tra l'estasi pagana e un cattolico senso di colpa. L'infiltrato plebeo sibilò di nuovo: «L'avevo detto io che era una bella gnocca». Ma stavolta Silvio non lo sentì nemmeno. Sconcertato per il brutale e sensuale tripudio con cui in platea era stata accolta la sua esibizione, si era fatto qualche scrupolo circa il futuro di quella avvenente ma timida ragazza. Quante insidie le avrebbe riservato mai la vita? Quanti corteggiatori spregiudicati avrebbero ingiuriato la sua innocente visione del mondo? E se le Brigate Rosse si fossero invadite di lei nel loro modo comunista, ossia tutto materialistico, e poi l'avessero sequestrata per ottenere la liberazione di qualche guerrigliero? Silvio non resse a questi pensieri, anche perché in fondo si sentiva responsabile di averle offerto lui una ribalta pubblica attraverso il teatro di sua proprietà. Decise perciò di prenderla sotto la sua protezione e perfino di tenerla a vivere accanto a sé, pur nella massima libertà di esprimere i suoi talenti artistici, si intende. Si risolse dunque di andarla a trovare nel camerino subito dopo la fine dello spettacolo. E questo poi il resto ve lo leggo. Questa presenterebbe un po' una cerimonia laica in cui tutti
E quindi bisognerà che ogni tanto accanto al riso poi facciamo anche qualcosa che possa effettivamente bloccarlo. Certamente non sono d'accordo con tutte le maldicenze che ci sono in questo libro, perché io ho scovato una lettera dell'epistola di Pier Sandro Bondi ai Brianzoli, che è autentica per il film, in cui il Sant'Uomo scrive quanto segue. Facciamo un esercizio assieme. Parte di questo testo è vero, nel senso vero, non so se è riportato dai giornali all'epoca, parte è inventato da me. Ognuno di voi deciderà quale è la parte inventata e quale è stata riportata un giorno dai giornali, dallo stesso Pier Sandro. Allora, quest'uomo, si riferisce al nostro, e faccio fatica a definirlo soltanto uomo, non va giudicato con il metro comune, anzi non va giudicato affatto. Le illazioni sulla laurea non sono che il frutto di invidia. Forse Gesù non fece un discorso ai dottori senza essere laureato. Vi racconto questo episodio, sempre nelle Epistole ai Brianzoli. Egli passeggiava un giorno nel suo parco. Io ero al suo fianco. Quando d'un tratto si parano innanzi a noi due ferocissimi cani che, latrando e spalancando le fauci, si avventano contro di noi. Io dissi: Signore, scappiamo. Lui non proferì il verbo, ma stese la mano destra in avanti, e quando le due belve erano a pochi metri da noi, si arrestarono e con un guaito si accucciarono a terra. E questo è l'uomo. E invece intorno a questo gioco di squadra tutto diventa possibile.
e sembra quasi di avere davanti un grandissimo giocatore di poker che ogni volta lancia quello che non ha in mano. Quando deve fare la città, quando deve fare, pensate che la sua prima palazzina, dove dice il grande costruttore, la sua prima palazzina è uscita, era di 3 appartamenti, con una famosa abitazione ricoperta di piastrelle blu, per dire che è diventato un mito della Padania. Credo che in via Alciati chiunque passi possa vedere questa palazzina con le mattonelle blu, all'esterno, mi pare, una palazzina che parla così. È riuscito, Alciati è riuscito a vendere un appartamento a un correntista della Rasini, un appartamento al fratello dell'architetto che l'ha fatto, un appartamento alla mamma di Confalonieri. Così è cominciato, ogni volta ha lanciato quello che non aveva, procurandosi poi quelli che ci sarebbero cascati. Lo stesso è stato per Milano 2, lo stesso è stato per le televisioni, lo stesso è stato per il partito di Forza Italia. Con questo bisogna riconoscere che delle doti ci sono e bisogna ragionare con le doti di una persona che sa fare bene il giocatore di poker dentro la vicenda e la crisi della politica italiana. Noi finiremo qui questa parte e se ci date 5 minuti il giocatore di poker si presenta dall'altra parte per fare il dialogo.